notevole l'impegno del ristorante La Paloma che, oltre a cucinare, ha anche allestito un angolo tutto particolare. Nella cucina fantastica, i piatti della tradizione, il pane ripieno, la cosiddetta spesa con le ciambelle della tradizione, per non finire alle pallotte cacio e ovo da noi poco conosciute. E poi l'agnello cacio e ovo, molto stimato soprattutto nella Marsica, con il pane casareccio, fatto proprio come lo facevano le nostre mamme, e la famosa ricotta di pecora. Tutto questo è stato allietato da una rappresentazione, potremmo dire quasi teatrale, dell'amico pastore Tonino Taccone, detto Minicazzo, che ha fatto assaporare a tutti quelli che sono sia i saperi che i modi. Amici, ciao, rieccoci di nuovo con voi, appena finito di mangiare dal ristorante La Paloma. Io voglio vedere la mia signora cosa ne pensa e che cosa ha da dire. Vediamo un po'. Allora, il ristorante La Paloma ha sempre cucinato bene ed è un ristorante eccezionale. Oggi non si è smentito, chiaramente. Il problema è che hanno lavorato i piatti della transumanza in maniera così eccellente che non li abbiamo trovati. Sono finiti subito, Quindi, subito sono finiti. ci hanno promesso che li rifaranno e quindi noi verremo a assaggiare, perché ovviamente la guida Michelin, le stelle Michelin non si possono mettere senza l'assaggio, Però, ok? quelle che avete visto prima nel video, cioè tutte le foto che abbiamo procurato in base a quella giornata, rendono conto di quello che è stato Beh, ma quella giornata. sicuramente, sicuramente ho visto le pallotte cacio e ovo, ho visto l'agnello, ho visto il pane, della spesa, Diciamo come che è un si 5 usava. stelle provvisorio. Beh, aspettiamo, aspettiamo, Vabbè, perché è dobbiamo su un 5 assaggiare. stelle Dobbiamo provvisorio. Ma aspettare, questo è proprio perché, malamente. sì, bisogna aspettare. Va bene, a presto.